Gianni Colacione per Libre TV, oggi martedì 26 marzo 2019, siamo in compagnia di Giovanna Corrias Lucente, che è l'autrice del libro di cui seguirà la presentazione fra poco per la rassegna Ius Arte Libri, ideata e condotta da Antonella Sotira, come sappiamo ormai su Libre TV ci sta, ci sono parecchi video su questo. Giovanna Corrias Lucente, questa è arte, Death Art, arte della morte, c'è un sottofondo di noir, qualche critica ha parlato di un'atmosfera gotica, lei come lo definirebbe? Lo definisco gotico senza dubbio, questo era e questo voleva essere. La storia in modo molto sintetico è quella di un giovane artista che diciamo, ha un grosso desiderio, un giovane artista contemporaneo, un grande desiderio di mostrarsi, di mostrare la propria bravura, e in qualche modo inventa sostanzialmente una nuova forma di arte, se possiamo dire, cioè espone cadaveri che però deve trovare, questi cadaveri umani. Sì, diciamo che è un artista ambizioso e anche con qualche patologia mentale, perché altrimenti non avrebbe spinto l'arte a tanto scempio, perché crea forme di plexiglass in formalina nella quale conservare i cadaveri mentre si decompongono, pensando che così il collezionista potesse assistere al divenire della morte. Questa è la sua idea, ma è un'idea che emerge soltanto alla fine del volume, perché all'inizio c'è solo la costruzione e la ricerca di come creare queste opere attraverso l'ambiguo aiuto e l'ambiguo rapporto con un amico d'infanzia, Edo, per caso ritrovato, che lavora in un obitorio. C'è il rapporto controverso, soprattutto per il reato di pubblicazioni o di oscene, che vengono scriminate se si tratta di pubblicazioni o opere artistiche. E quindi il grande ricordo della revisione che feci quando lavoravo allo studio Gatti del film Ultimo Tango a Parigi, prima condannato e incendiato, poi 20 anni dopo ripresentato una copia qua vicino al cinema Adriano, venne prosciolto perché conforme all'allora comune senso del pudore, e si tentò una revisione che non andò bene, ma la corte riconobbe le nostre ragioni facendo un unicum, compensando le spese e non condannando chi aveva ricorso, il produttore Grimaldi, alle spese di giustizia. Quindi avemmo comunque un grande riconoscimento. Quindi lei insomma è vicina al tema dell'arte da tempo. E le volevo chiedere anche, oltre a questo tema, a questo diciamo scenario che riguarda la censura sostanzialmente, ecco, le volevo chiedere se c'era un pochino anche, tra virgolette, un intento di denuncia delle difficoltà che vivono molti artisti contemporanei, di arte, appunto, arte contemporanea, nell'esporre soprattutto le prime opere in questo paese che spesso artisticamente è molto rivolto al passato. Ma guardi, credo che questo non sia un tema attuale, sia gli impressionisti, Goya, Van Gogh patirono per poter esporre e vendere le opere. Ricorderà che Goya le scambiava col ristoratore in cambio dei pasti. Quindi il problema del riconoscimento dell'artista è sempre stato un problema di rapporto col potere. E questo giovane artista riesce a raggiungere chi? Un centro molto importante, un tycoon delle gallerie d'arte, come molti ne esistono, quindi un uomo molto potente, capace di lanciare un artista sul mercato. E questo è molto importante, lo fa un po' con il sotterfugio, un po' con l'abilità, un po' utilizzando l'alcolismo e le sedute alcoliche e l'amicizia e la simpatia che suscita in questo grande gallerista, e con questo, senza svelare quale opere esibirà, quale creazioni esporrà, riesce ad ottenere una mostra in una galleria prestigiosa, e qui interverrà poi la magistratura con il seguito. Infatti la magistratura, diciamo, chiude un pochino questo racconto, questa vicenda. Ecco, il lettore trova una risposta con l'intervento della magistratura? Il lettore, proprio da un punto di vista intimo in sé, con il libro, è soddisfatto, secondo lei, poi alla fine? Cioè, trova una pace, ecco? Data la fine che non riveliamo, non credo.
perché la fine resti un mistero, altrimenti il libro si scioglie. Il conflitto qui c'è, ma perché l'artista ha realmente commesso un reato, che è stato quello di sottrarre un cadavere prima di diventare amico di chi lavorava all'obitorio, e quindi aveva commesso reati. Quindi non si tratta di un tema come Ultimo Tango a Parigi, soltanto astratto, di conflitto tra due concezioni dell'arte. Si tratta proprio della mancanza di scrupoli di questo giovane artista, della sua ignoranza dei confini fra lecito e illecito e della volontà che lo spinge a tutto pur di perseguire il suo obiettivo. Ricordiamo Giovanna Corrias Lucente, questo è il libro. C'è un gioco di parole nel titolo, perché questa è arte, si combina con la pronuncia di death, morte, arte della morte, che richiama poi il tema del volume. Ricordiamo all'editore che è Aracne. Grazie.